Ci siamo, ci siete, soprattutto ci siete telespettatori del canale 635 del Digitale Terrestre, oppure utilizzatori abituali dello streaming audio video di www.radioyes.it. Questo è il saluto per voi a doppia mano, ciao, ciao. E poi ovviamente chi ci ascolta sulla frequenza storica dei 99.800 di Radio Yes, della Radio Città di Roma. Attenzione, perché è il momento di parlare, il nostro lunedì inevitabile, il nostro lunedì calcistico, quanto vi piace discutere e partire un giorno come questo, il giorno dove si scontrano di fatto il romanismo e la juventinità, proprio in assoluto. Il tema del vincere, che non è importante, è l'unica cosa che conta, e il romanismo che invece oggi piangerà per il rigore, c'era, non c'era, il solito bla bla bla. Io vuoi vincere col gol in palese fuori gioco, annullato il gol in posizione regolare al Catania, ma vince. La Roma che perde, fa brutta figura anche secondo me, prendendo l'ennesima rimonta in casa da 2-0 a 3-2. E, a mio avviso, dando scarsa prova di sé, nonostante il dubbio rigore, anche se c'era. Ma la domanda va posta al nostro accompagnatore del lunedì mattina, il lozemaniano e ultraromanista Marco Esposito. Buongiorno Marco. Buongiorno Mario. Mi è piaciuta questa introduzione in termini quasi filosofici, romanismo e juventinità. Ma guarda, io sono a Milano oggi, ti chiamo da Milano. Milano, dove bella c'è città il sole, Milano, intanto. Gran bella città Milano, bella, oh, bella, bella. Molto bella, molto ridente. Sì. Tutte quelle piazzette, quelle fontane, quel clima così, la pizza bianca ai cornetti. Perché non fanno la pizza bianca a Milano, quella buona proprio? Lo dico io, adesso che stiamo a Milano finalmente... Vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo? Eccolo là, il grande Totò milanese. Noi volevamo savoir. Allora, caro Marco, stai a Milano. Fammi questo discorso da milanese ormai importante. Sono a Milano, visto che stasera c'è Matteo Renzi che fa uno dei suoi ultimi tour. Immagino tu mi abbia chiamato per questo. No, e Matteo Renzi è argomento, diciamo, che ho sviluppato ieri per 2 ore all'Arena dei Giletti, tu capisci? Dopo 2 ore all'Arena dei Giletti bisogna respirare, insomma, e parlare juventini. Quindi mi chiami perché a Milano c'è il sole. Però ho visto che hai giocato una partita di pallone, che tu hai detto non commento perché sono arrabbiatissimo sul tuo Facebook. Ho allora, capito. Volevo capire. Il team di Massimiliano Bruno. Che non ti è piaciuto a lei, questo è un altro tema su cui discutere, non poco. Insomma, avete perso, ti arrabbi per l'arbitro o finalmente dici oh vabbè, mo te perde tutte le volte così, anche a irrisione a schiaffo non ci sto, diciamo. Mario, è presto per commentare le elezioni siciliane, non ci soddisfano, diciamo. I dati non sono sufficienti. Ha giocato la Roma ieri, già, vedete Roma-Bologna, quella partita bellissima in cui si era andato in vantaggio 2-0. Quella in cui eravamo molto geniali e vincevamo 2-0. Bravissimo, Zeman, grande Zeman, bellissimo, intensità, forza. E poi l'incredibile fato, l'incredibile destino ha creato un unicum, esatto. Per cui abbiamo perso 3-2. Una cosa non succede mai, da 2-0 uno perde 3-2 in casa con una squadra palesemente inferiore, è evidente quella cosa. Sì, può succedere solo una volta. No, una volta. Succede una volta solo, è un unicum, non succede più. Assolutamente. È risuccesso, Spo. Pari, la stessa cosa. Quindi non era un sogno. No, pari, è andata proprio così. Che siamo tipo andati in vantaggio 2-0 in 20 minuti. No, ma non sei solo andato in vantaggio, è stato proprio l'entusiasmo, e vai, guarda che squadra. Hai detto scudo, guarda, ti devo... Abbiamo detto anche sbocciato la mela definitivamente, il più grande giocatore della storia del calcio romano. Non l'abbiamo detto. No, ti devo far aiutare perché Mirko Bonocore c'ha i gol. Siccome tu non l'hai vista la partita, non sai di che si parla. Sentiamo insieme com'è andata, va. Tiris, c'è la Mela che riceve ancora tantissimo spazio, la Mela va a cercare l'assist, Osvaldo con un pallone geniale, Pjanic rimontato, la Mela non è finita, ancora Roma, la Mela linea di fondo, gran numero, la Mela trova il gol dalla linea di fondo. Totti, un altro assist per Osvaldo che mette dentro, ancora la Mela, doppietta. Mike Oswell, corto per Faraoni che va al cross, palla non viene liberata, arriva il gol dell'Udinese con Domizzi.
Di Natale può colpire, Di Natale, Stekelenburg, fantastico, Mike Oswell allarga tutto, attenzione, Armero calcia male, Di Natale, e alla fine arriva il gol dell'Udinese, 2-2, Di Natale colpisce ancora. Mike Oswell, un altro pallone dentro, Pereira, giù in area, Pereira, il contatto con Castan che recupera, calcio di rigore. Parte Di Natale con il cucchiaio al centro della porta, doppietta di Di Natale, l'Udinese completa la rimonta da 2-0 Roma, 3-2 Udinese. Ed eccoci di nuovo in diretta per dare a Marco Esposito adesso il quadro della situazione col cucchiaio, Di Natale col cucchiaio. Cioè, sono proprio gesti che non fanno bene al calcio, questi del cucchiaio. Irridente, diciamo, proprio irridente, mamma mia. Non sono cose belle. Allora, scrivono già in tantissimi perché ovviamente il tema appassiona, figuriamoci. Oh, era uguale al mio sogno, Mario. È uguale, è andata così. È uguale, proprio, è incredibile. Allora, le coincidenze. Secondo Pietro Paolo, che mi scrive, vi siete fregati altri 3 punti. Poi la Rubentus, la squadra più juventina d'Italia. E vabbè, questo non è questo il tema della trasmissione oggi. Stefano Bianco invece ci scrive: loro hanno il progetto per arrivare decimi. Questa è una buona osservazione del mio radioascoltatore Stefano Bianco. Esposito, e qui bisogna prendere posizione. Lo fa il Corriere dello Sport oggi con un titolo durissimo. Uno si aspetta. Via un povero milanese, qua qual è il titolo del Corriere dello Sport? Uno si aspetta la lagna, no? Allora, da una parte c'è scritto arbitri scandalo a Catania, la Juve vince grazie a 2 incredibili errori. Vero, bellissimo. Dall'altro c'è scritto derubata la Lazio, non c'è giustizia. Berconzi decide la sfida di Firenze. Io non capisco perché sulla Juve bisogna stare 2 anni a discutere, poi su quello è successo a Firenze nessuno dice niente. Vabbè, ma comunque. Veramente incredibile questa cosa. E poi c'è il titolone d'apertura del Corriere dello Sport, che è Zeman così non si può, e un fondo di Giancarlo Dotto, che è insomma a dir poco scartavetrante per contro Zeman. E la dichiarazione di Zeman, il rigore inesistente, qui gli arbitri sono decisivi, che poteva essere un titolo d'apertura, diciamo così, invece è relegato in una piccola parte della titolazione. Allora, invece Mario, a me ha colpito un'altra dichiarazione di Zeman. Quale? Quella in cui dice che il migliore in campo è stato il greco, Taxidis. Perché vuol dire proprio che non ha visto la partita, insomma. No, vuol dire che abbiamo un grosso problema. Cioè, abbiamo un problema che si chiama Rossi, che a questo punto però va affrontato. Va affrontato, secondo me, anche dopo la partita di Genoa, cioè... De Rossi deve giocare centrale centrocampo, punto. Che se la Roma ha come centrale di centrocampo fisso da qua fino al campionato questo ragazzo greco, che magari ha delle potenzialità tecniche, non lo so la Roma dove arriva. Cioè, non mi sembra che abbia ancora la personalità e il dinamismo adatto per giocare in quel ruolo, che è un ruolo chiave nella Roma di Zeman. Diventa credibile a questo punto l'osservazione di Stefano Bianco, che dice il progetto per arrivare ai decimi, questo insomma. No, secondo me la squadra non gioca neanche male, cioè nel senso... Ti ricordo che senza i 3 punti di Cagliari la Roma sarebbe esattamente nona insieme a Catania e Cagliari, insomma. Ho capito, però se gli metti 3 punti ieri dove sarebbe la Roma? Una squadra normale con la partita la porta a casa, in casa. Ah, certo. Scusa per il gioco di parole, però Mario, parliamoci chiaro, cioè questi prendono un gol e si spaventano. Beh, a un certo punto ho fatto il gol l'Udinese. Ma non è tanto, secondo me staccano la spina dopo il secondo. Cioè, non so se hai notato, ma il problema, a mio avviso, è stato proprio come un calo di concentrazione dopo il secondo, che è più grave dello spaventarsi dopo aver preso. È perché tu il gol all'Udinese glielo fai fare. Cioè, a un certo punto è come se si scattasse. Lo fai proprio fare, questo è il caso, diciamo. Perché Osvaldo gli ha dato la palla, insomma, mi voglio capire pure. Ma la puoi prendere con Zeman? Beh, te la puoi prendere con... se c'è un calo di concentrazione tutte le volte, non è che l'allenatore non conta niente. L'allenatore... Allora, io ti voglio dire, quando Conte o chi per lui gestisce la squadra, la Juventus, tanto criticata, l'arbitro, eccetera, la Juventus ti mozzica la schiena finché non c'è il 90° minuto. Ma della mozzica proprio, è questa la terminologia giusta.
Cioè, anche nelle partite in cui non ce la fa, anche quando. E allora, quando ha perso, quando ieri, domenica scorsa, ha vinto col Genoa, sotto i 2-0, poi 3-2, era sotto merito di 0. Cioè, secondo me c'è proprio un deficit di personalità dei giocatori. Ah, non, la personalità, la dà l'allenatore, è proprio quello il caratteristico dell'allenatore. Ma non è vero, l'allenatore, uno ce l'ha, non è che gliela guida. No, ma io secondo me posso dire cosa penso. La gestione della partita da parte di Zeman è deficitaria. Lo vedo fermo, lo vedo fermo in panchina con questa maschera. Sempre stato così, non ho mai visto urlare. No, però insomma, sa dare una gestione, sapeva secondo me dare una grinta, una gestione, gestiva molto bene il rientro in campo. Qui il rientro in campo è stata, dopo il secondo, tra il primo e il secondo tempo, è stato un pianto, insomma. Si è visto un Guidolin che aveva caricato la truppa a 200.000 e... Ma ormai era spaventata la Roma. Ma lì, ripeto, secondo me la mano dell'allenatore si vede anche nella gestione psicologica proprio dei cali di tensione. E non è una cosa da poco il ruolo che svolge, cioè la carica che deve dare un condottiero è diversa da quella che sta dando Zeman secondo me a questa Roma, in cui sembra quasi avere fastidio ad allenarla in certi momenti. Ma di questo discutiamo dopo il GR Roma, condotto da un deluso Flavio Grasselli, ma sempre ottimamente. Poi viabilità, pubblicità, poi si rientra a discutere di juventinità e di romanismo, non è un tema. Parliamo della Juve che ruba, parliamo di queste cose. Luca 76 mi ha appena scritto: fai un'interrogazione sullo scandalo Juve. Insomma, scandalo Juve. Non male, ti prego. Ma i politici che fanno interrogazioni sugli arbitri. No, giuro che non la faccio. Questo, se ti può tranquillizzare, giuro che non la faccio. Però, insomma, io voglio capire perché c'è lo scandalo Juve, c'è lo scandalo Fiorentina. Ma questo sarà il mio deficit. Insomma, evidentemente. Ogni tanto sbagliano tutti. Insomma, sbaglia Zema, sbaglia Roma, sbaglia l'arbitro della Fiorentina. Cioè, sinceramente mi sembra incredibile. Ma scrivete in tantissimi. Stefano Lopasso: la Juve sta creando parecchi problemi alla reputazione del calcio italiano. Rimborsato da Paddy Powers, che è un bookmaker, l'uno al Catania. Pensate un po', persino i bookmaker hanno dato la vittoria al Catania come pagata. Vabbè, quelle sono operazioni commerciali, ragazzi, ma vi devo spiegare tutto. Dai, pubblicità, no, prima GR Roma con Flavio Grasselli, viabilità, pubblicità, poi torniamo a parlare di tutto questo. Le linee aperte 65796348, ripeto, telefonate se volete 06 65796348. Ora veramente GR Roma, Flavio Grasselli.